Oggi parleremo di un mito squisitamente siciliano che gli antichi amarono e che realizzarono come mito autoctono. Il mito è il ratto di Proserpina. Si racconta che dopo che gli dei fugarono il pericolo dei titani che minacciavano il regno di Zeus, ci fu una grande calma e tutti ripresero le loro attività. Demetra, Cerere e Proserpina erano indaffaratissime per insegnare agli uomini l'arte di coltivare i campi e soprattutto il grano. A questo punto Venere si preoccupò dicendo che di questo passo questa splendida fanciulla non avrebbe mai trovato un marito. Cupido, obbedendo all'invito della madre, prese una delle sue delicatissime frecce e la scagliò niente meno contro Plutone, il signore degli infi, fratello di Giove. L'effetto della freccia fu immediato, quest'essere salì dal centro della Terra con il suo carro e i cavalli neri e arrivò sulle rive del lago di Pergusa, dove lì trovò questa fanciulla che faceva il bagno e prendeva fiori e foglie attorno a lei con le sue amiche. Immediatamente la rapì e la mise nel suo carro e partì a sprombattuto. Nessuno seppe niente e nessuno riuscì a dare informazione alla madre sventurata che quando tornò non trovò più la figlia. Da qui comincia l'odissea di Cerere che comincia a cercare per le terre di Sicilia dove fosse mai andata questa fanciulla. E Fucciane, la ninfa che era stata già trasformata in un fiume vicino a Siracusa, a spiegare che la figliola non era morta, ma era stata portata nel regno degli inferi da Plutone, suo zio. Lei non la trova, va girando, fino a quando a un certo punto, esausta e preoccupata, si rivolge a Giove, dicendo che questa figlia, nata dal loro amore, perché Proserpina era figlia di Giove e di Cerere, doveva essere salvata perché lei non aveva avuto più notizie. Il capo degli dei fu molto sereno e molto serafico. Dice: non ti preoccupare, nostra figlia è salva. Chi l'ha rapita è mio fratello, che regge la terza parte del mondo. Io, tutto il mondo, mio fratello gli inferi, Poseidone, il mare. Devi solo informarti di una cosa importante. Se tua figlia abbia mai assaggiato, nel regno dei morti, qualche cibo. La madre si informa e viene a sapere che sua figlia Proserpina ha mangiato, parlando con lei, nel regno dei morti, dei chicchi di melograno. I chicchi di melograno erano un simbolo della rinascita, ma avendoli mangiati bisognava riferire a Zeus che cosa era avvenuto. Quando Zeus viene informato di questo fatto, rasserena sua sorella e sua moglie al contempo e dice: non ti preoccupare, nostra figlia starà bene. Avendo ingerito i chicchi di melograno, vivrà 6 mesi sulla terra con te e tutta la natura sarà in un tripudio di gioia, di colori e di frutti. Gli altri 6 mesi se ne andrà con suo marito nel regno dei morti e questo ciclo idealmente garantisce il fluire del tempo perché i 6 mesi con la madre sono la primavera e l'estate, i mesi col marito sono l'autunno e l'inverno. Il melograno, guarda caso, è l'ultimo frutto dell'estate. Ed era un frutto utile sia per l'alimentazione, sia soprattutto perché indicava la forza, l'unione e lo splendore, perché il melograno brilla anche nelle luci dell'erba. Per chi volesse continuare a seguire questi nostri incontri, deve cercarci nella tecnicadellascuola.it o negli altri social della stessa. Thank you.